bel duello con Nedved. Bel duello, come si fa a vincere un duello con Nedved? È impossibile, però è stato un piacere perché è una persona anche molto simpatica. Sembra così duro, no? Quando gioca, però poi quando scambi due battute diventa divertente. Emozionatissimo, ero nello spogliatoio con Del Piero, ma vi rendete conto? Wow. Tre gol tra l'altro. Ho fatto tre gol e infatti mi sono portato via il pallone, come diciamo i veri calciatori. Cosa vi siete detti? Ma diciamo che direi che è stato chiarito, c'è stato, non so se hai visto qualche gag carina in campo dove io ho fatto proprio vedere che veramente, cioè, negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo gli ho fatto vedere anche la maglia della Juve sotto, lui mi ha detto ci vediamo a Cardiff, figata, prima o poi posterò il selfie, ce l'ho ho il selfie, ho anche fatto un altro tunnel, però non a Pavel. Hai giocato 4 finali di Champions nella tua carriera, che vuol dire, cosa vuol dire per un giocatore essere in finale di Champions? Sono contento, convinto, già uno? Questo sicuro. Un pronostico sulla partita? Io non faccio questa cosa, però spero che portano la Coppa a casa. La vorresti rigiocare la finale del 98? Certo, penso che qualsiasi giocatore voglia giocare Coppa a compleanno finale, perché è una cosa, un sogno per tutti. Secondo me quel giorno dovevano essere tutti tifosi della Juventus, proprio perché è una squadra italiana. Assolutamente sì, staremmo tutti a tifare Juve e mi dispiacerà non essere a Cardiff, perché mi sarebbe piaciuto andarci, dato che dovevo andare a vedere una partita allo stadio ma sono rimasto fermo in autostrada 5 ore, quindi devo rifarmi, però forza Juve, sì. La partita più importante era questa e l'abbiamo vinta, insomma la Coppa dei Campioni era stasera qui con il pubblico che ha risposto molto bene, quindi penso che le battaglie più belle, più importanti sono quelle della solidarietà e dell'aiuto alle persone che comunque hanno bisogno, la ricerca. Speriamo che i giocatori in campo, che sono il pubblico a casa, possa fare l'SMS solidale 45540 e allora a quel punto sarà perfetta.